Ciao a tutti, questo video vi spiegherà un barbatrucco su Gran Turismo Sport per poter andare più veloce con l'LMP1 ibrida, in poche parole le Gruppo 1. Questo video uscirà nello stesso giorno in cui nel campionato FIA si gareggia con queste vetture, quindi magari vi potrà risultare utile per fare un ottimo risultato in gara. Questo trucco si applica solamente con le auto ibride, ovvero le auto del Gruppo 1 più moderne, perché si basano sul fatto che hanno parte della loro potenza sprigionata dall'energia elettrica. Per poter spiegare questo trucco, bisogna prima spiegare come viene implementata questa tecnologia nel gioco. Come potete vedere a sinistra, oppure nella visuale dell'abitacolo, c'è un indicatore che indica quanta batteria ha ancora a disposizione la vettura. Questa batteria contiene elettricità che viene sprigionata automaticamente dal gioco in uscita di curva. Infatti, come potete vedere, esco dalla curva, premo l'acceleratore e questo indicatore si svuota. E viene ricaricata sempre in automatico durante la fase di frenata. Infatti, come potete vedere, io freno e quell'indicatore si alza. A seconda della vettura, questa ricarica viene effettuata sfruttando l'energia cinetica delle ruote solitamente anteriori. Quindi questo vuol dire che se giochiamo col bilanciamento dei freni e li mettiamo tutti verso il posteriore, le ruote anteriori vengono bloccate di meno in fase di frenata, consentendo di accumulare più batteria e di conseguenza di spararci con più velocità in uscita dalla curva. Si può modificare il bilanciamento dei freni al volo mentre si guida premendo i tasti direzionali destra e sinistra finché non esce la rotella con le tacchette rosse che indica appunto il bilanciamento dei freni. Premere ripetutamente giù per portare i freni verso l'anteriore indicato con un numero negativo e su per portare i freni verso il posteriore indicato con un numero positivo. Faccio quindi vedere un esempio utilizzando la visuale dall'abitacolo che tra l'altro utilizzo sempre tranne che con questo tipo di vetture perché purtroppo non si vede una leppa. Ma uso adesso perché è più facile vedere quanta elettricità è stata messa da parte perché c'è il numeretto. E andando per l'estremo e buttando tutti i freni sull'anteriore, quindi facendo l'opposto di quello che si dovrebbe fare. Come potete vedere, alla frenata della prima curva viene accumulato il 24% di batteria. Ora successivamente proveremo col bilanciamento dei freni tutto sul posteriore e questa volta verrà accumulato addirittura il 29% di batteria, quindi decisamente in più rispetto a prima. Ora, non so quantificare esattamente quanto si guadagna sul giro con questo barbatrucco, anche perché non ho girato tantissimo con questa combinazione. Però diciamo che in media al mezzo secondo in su sono riuscito a guadagnare rispetto ad un bilanciamento dei freni, diciamo, normale. Bisogna però stare attenti ad una cosa, che ovviamente avendo tutto il carico dei freni sul posteriore, l'anteriore della vettura in fase di frenata diventerà un po' più simpatico, quindi bisogna aggiustare leggermente il proprio stile di guida tenendo conto anche di questa cosa. Intanto vi informo che se volete sapere altri consigli su come migliorare in GT Sport, ho anche una bella playlist che vi potete vedere di consigli. Se invece vi interessa di vedere come me la cavo nelle varie gare con un mio commento deficiente, ho anche tutta la sfilza di video riguardo le mie disavventure nei vari campionati FIA di Gran Turismo Sport. Io con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.